grande società ripartita con tanti valori importanti, con un settore giovanile importante, con una prima squadra che stiamo lavorando. Porta chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Andrea Gallorini per parlare di Bucinese, Andrea. Anche perché Andrea, come ben sapete, fa il secondo in prima squadra con Emiliano Minervi e poi gestisce la sua formazione, la Juniores, che è un gran bel impegno, Andrea. Insomma, dai. È anche un bel piacere. Dai. Un bel piacere. Ma poi dopo si viene in carico che bene o male gratifica quelle che sono state le tue esperienze, il tuo sacrificio. Ricordiamo l'anno scorso a Battipolle cosa sei riuscito a fare. Sì. Praticamente avete scelto nel crescendo, sì, diciamo di sì, dai, diciamo. E probabilmente era un progetto che meritava di continuare. Ma sì, si riparte, siamo ripartiti da qua. Una bella Bucine, società, grande tradizione, grande società ripartita con tanti valori importanti, con un settore giovanile importante, con una prima squadra che stiamo lavorando per cercare di sistemare insieme a Milano nel migliore dei modi tra giovani e vecchi. Quindi un bel amalgamo di esperienza e giovani, insomma, e voglia di emergere. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, però certo. La strada è quella giusta. Già domenica hanno fatto una grossa partita la prima squadra aiana, quindi mi è meritato anche il risultato, però purtroppo sai che nel calcio certo. Vince chi ne fa uno più, quindi bravi loro, però ecco, se la voglia e la prontezza e lo spronare i ragazzi e questo di domenica, siete i punti arriveranno sicuramente. Tanto te sei reduce dal successo di Coppa 2-1. Sì, con i miei ragazzi, sì, grazie al cielo, sì, siamo partiti bene. Piede giusto, che è una cosa importante. Ragazzi che hanno voglia, ragazzi che se vogliono emergere, ovviamente sapendo che anche di sopra c'è un'eccellenza, quindi è una cosa ancora più spronante a livello di settore giovanile. Ovviamente quando parti bene lavori meglio, però ecco, è un punto di partenza, non è un arrivo, ecco, certo. L'arrivo se ne parlerà a giugno-maggio, però è una cosa che ovviamente ci porterà. Quando guarda la tua formazione, negli ultimi giorni sembra che è arrivato qualche rinforzo da Montevarchi. Sì, è arrivato un ragazzo dal Montevarchi, un centrocampista molto bravo, che ieri ho avuto il piacere di conoscere agli allenamenti. E anche lui si è integrato bene, vedremo un po' se sfruttarlo anche in prima squadra sicuramente, perché la base di quest'anno è amalgamare i giovani con un po' di esperienza, quindi e piano piano cercheremo insomma di tirar fuori una bella squadra. La squadra intanto durante le sue allenamento come risponde? Bene, perché poi lavoriamo insieme alla prima squadra molto, quindi Emiliano Minervi ci dà una grossa mano anche a livello di farci lavorare con esperienza, quindi con gente di esperienza, con ragazzi di esperienza, insieme. Sì, nello stesso campo, dopo ognuno fa le sue cose, dopo ci ritroviamo tipo il giovedì a fare partitella insieme alle prime squadre, a lavorare tatticamente. È molto bella, è molto bello anche per i ragazzi, bravi le persone di esperienza in prima squadra a saper prendere i ragazzi, ecco, nel modo giusto, a farli lavorare, a non disponare nel modo giusto, e quindi anche loro vengono più volentieri, vengono sparati molto più volentieri. Adesso sabato, sabato bisogna ripetersi. Sabato è, come dico io, una partita particolare, perché loro vengono da un'annata come l'anno scorso, io ero battifolle, nel senso un'annata un po' balorda, però so che sono rinforzati molto e la società è sana, quindi costruita proprio per vincere, quindi sicuramente avrà anche dei giovani importanti, e quindi la prenderemo, giocheremo in casa nostra, la prenderemo come una partita come siamo andati a Poppi, affrontare sempre a testa alta, poi ovviamente il campo parla, e se gli altri sono stati più bravi prenderanno i tre punti, siamo stati più bravi noi, se ne prenderanno i pronzi. E domenica poi la prima squadra replica con la Lastrigiana. E poi giochiamo in casa, sì, davanti al nostro pubblico di casa, con la Lastrigiana, sperando che arrivi il momento giusto. Arrivi il momento giusto, perché penso che nel sacrificio del mister Emiliano e di tutti i ragazzi ce lo meritiamo, insomma, questo piccolo passettino anche per lavorare meglio, portare in fondo un progetto creato e un progetto importante, insomma, per tutti, per la Bucinese, per
per i mister, per i ragazzi, per la società, per soprattutto, insomma, soprattutto superare soprattutto, un po' del football. Ma è un bel paese, una bella città, quindi sicuramente sono sicuro che ce la faremo. Beh, ti ringrazio. Grazie a voi, come sempre. In bacca al lupo per il tuo campionato. Grazie. E quindi ringrazio quanto ci hanno seguito, e per il nuovo momento, un po' di grazie.